Oggi un video utility. Yeah! Cucina virtuale. Sì, oggi un video che spopolerà, farà milioni di visualizzazioni. Uno di quei video in cui io, come vedete, credo molto. Ma che vuoi? Di quei video che mi avete chiesto in tanti. Ah sì, veramente? Sì, me l'hanno chiesto in tanti. Allora, come foderare le teglie con la carta forno? Può sembrare una cavolata, ma molti non lo sanno fare. Non è una cavolata. Non è una cavolata. Bene, noi forti di questa convinzione, adesso ci spostiamo di là e vi facciamo vedere come foderiamo le teglie. Come foderare perfettamente uno stampo a ciambella. Allora, innanzitutto ci servono un foglio di carta forno che racchiuda tutta la circonferenza del nostro, della nostra teglia, e quattro strisce di carta forno che siano alte più del battente della teglia. Cominciamo subito, cominciamo con il fondo. Come prima cosa pieghiamo in due il nostro, pieghiamo in quattro il nostro foglio e al centro tagliamo una sorta di triangolino, così, tac, questo sarà il foro della nostra ciambella. Dopodiché mettiamolo, vedete, sulla base, così, apriamo il cerchio della teglia e chiudiamo con il foglio di carta adagiato, così, visto? Il fondo è foderato. Adesso possiamo tagliare l'esubero di carta, questo non ci serve. Questo vale anche per le teglie senza ciambella, mettete il foglio nella base, quindi chiudete. Adesso ci tocca foderare i laterali, quindi con un pennellino prendiamo un pochino di olio o di burro e sporchiamo le pareti su cui vogliamo aderisca la nostra carta forno. E adesso con un po' di pazienza attacchiamo su tutto il giro torta le nostre strisce, quelle che servono per compiere tutta la circonferenza del giro torto ovviamente. Fatto l'esterno, facciamo il diametro interno della ciambellina e 3. Se poi siete proprio pignole, allora abbassate i margini. Ed ecco qua una teglia interamente foderata, pur essendo a ciambella. Vediamo ora come foderare uno stampo da plum cake. Il metodo che uso io e che trovo essere il più semplice non è quello di mettere la faccetta sul fondo e poi la striscia laterale, perché i plum cake hanno i bordi un pochettino obliqui e quindi poi la cosa non risulta quasi mai. E allora cosa faccio? Io prendo la lunghezza del mio plum cake e taglio una striscia di carta così, con un pennellino ungo con dell'olio i battenti laterali e il fondo, e fodero così il mio stampo, cioè faccio questo tipo di foderatura. Base e laterali, questo mi permetterà anche che l'uscita del pezzo sia agevole, perché posso anche tirare la carta quando questa regge, quindi quando la carta è buona e nel forno non si rovina troppo. Allora, piego uno e due e poi faccio i due rettangolini, quindi decidete voi se lasciare i bordi che fuoriescano oppure, se non vi servono, tagliate direttamente alla giusta altezza. Voilà! E anche questa è del tutto foderata in 4/4/8. Ora vediamo come foderare una teglia normale a cerchio. Quindi, questa è a cerniera, però se non fosse a cerniera sarebbe esattamente la stessa cosa. Ora vi dico semplicemente l'unica differenza. Innanzitutto ungere la base, ma soprattutto i laterali. Adagiamolo sul fondo della teglia e sopra abbottoniamo la nostra cerniera.
perfetto, quel fondo quindi è bello e foderato. E prendiamo delle strisce di foglio alte quanto le sponde, quanti lati della teglia. Quindi piano piano attacchiamo tutte le strisce di carta. Anche questa teglia è perfettamente foderata. Visto? Ora vi faccio vedere come fare dei filottini a mo' di fazzolettino. Si mette un quadrato di carta forno attorno al sopra un buco della teglia da muffin, ci si poggia un bicchiere di carta e si affonda velocemente. Si tirano ben bene gli angolini e, estratti il bicchiere, gli si dà la forma stringendo la carta così attorno alla lunghezza del bicchiere. Voilà, è il nostro pirottino, è pronto per accogliere il nostro impasto. Lui poi sarà da solo schiacciato dal peso dell'impasto all'interno della nostra formina. Bene, se vi state dicendo: ah, tutto qua, ma che ci voleva? Hai scoperto l'acqua calda? Sì, in effetti è come scoprire l'acqua calda. Però tu le sapevi foderare? Io so foderare di tutto, non solo le teglie, sono un foderatore nato. Cos'hai foderato ultimamente, amore? Ah, ho foderato un bicchiere, non foderiamo solamente teglie. Ho cambiato le federe ai cuscini. Hai sfoderato allora? Sfoderato, rifoderato. Come sfoderi tu, caro, non sfodera nessuno. E qui la battutaccia la faccio io questa volta, yeah! E allora, okay, ti rubo le cattive intenzioni. E quindi, se siete curiosi di vedere come foderare altre cose, altri oggetti, mi raccomando, chiedete i video. Abbiamo tantissima carta forno, possiamo fare veramente tante cose, giusto? Vero, io la carta forno la compro alla Lidl, mille mila metri, pochissimi euri, quindi conviene molto ed è buona, tiene molto bene la cottura, informazione in più che non guasta. Si può usare anche per la stampante se finisce la carta, no, giusto? No, però nel box informazioni trovate il prezzo che adesso non ricordo. Bene, appena Ciuchino qua ha finito di sfoderare cavolate, io vi darei l'appuntamento al prossimo video, non prima di ricordarvi di foderare un bel pollice in su per questo canale. Foderate un pollice in su, mi raccomando, e condividete questo video sulle vostre pagine Facebook e noi ci rivediamo sempre. Senti, questa cosa che chiedi pollici in su su Arte per Te in varie salse in base a quello che fai è una cosa da pazzi, capisci? Io non la capisco, ogni volta che la monto dico: ma come può chiedere pollici in su di questo tipo? Certo, foderati, glitterati, tutti diversi. Se ne era noia? Sì, sì. Sempre la stessa cosa. Brava. E allora, basta, questo omino qui parla troppo oramai, devo censurarlo. Ora gli fodero la bocca e noi ci vediamo sempre qua, sulle vostre tavole. Ciao! Tutte foderate. Ciao!